Fra 50 anni si berranno vini di grande tradizione, qualità, comunicati sicuramente in maniera più innovativa e moderna. Il futuro del vino italiano, io lo vedo indirizzato sicuramente alla ricerca di vini sempre di più alta qualità. Sicuramente dovrà cambiare l'approccio con cui viene comunicato il vino, anche perché negli ultimi anni è cambiata la percezione sul prodotto vino e è cambiato anche tanto il consumatore. Il consumatore più informato legge molto di più, si informa attraverso vari altri strumenti, vuoi internet o comunque viene a visitare le cantine molto più spesso. Ormai non passa giorno senza che in cantina noi riceviamo dei gruppi di persone che arrivano da tutto il mondo e di tutte le età. A livello globale, il futuro per un produttore di vino è una grande sfida perché sono aumentati i produttori di vino italiano stessi, sono aumentati i paesi produttori stranieri. Un tempo erano raccolti sul bacino del Mediterraneo, adesso dal Cile all'Australia producono tutti vino e di ottima qualità. La conquista di nuovi mercati per un produttore italiano è una sfida reale perché purtroppo noi pecchiamo di voler fare tutto da soli, quindi ogni produttore si presenta come singolo, mentre altre nazioni hanno la capacità di presentarsi come una squadra, quindi per affrontare i nuovi mercati che si stanno aprendo e che per altri settori sono estremamente golosi, come la Cina, l'India o i paesi dell'est, obiettivamente dovremmo imparare a presentarci come un'Italia unita, utilizzando magari quello che è il brand nostro più conosciuto al mondo, che è quello del Made in Italy. Thank you.